ho sbagliato io. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Come spesso avviene nella nostra vita, le memorie, i ricordi si aggiungono l'uno all'altro e l'amore sa conservare tutto e sa trovare sempre per ognuno qualcosa di particolare. Oggi, nella comunione dei santi del cielo e della terra, ricordiamo con molto affetto il giorno in cui è passato alla vita del cielo il Cardinal Carlo Caffarra. Lo abbiamo ricordato ieri a San Boseto con la sua, dal punto di inizio della sua storia, del suo incontro con il Signore nella chiesa dove è stato battezzato, dove è stato anche tra l'altro ordinato sacerdote. E al termine della celebrazione ci recheremo con Monsignor Vecchi, Monsignor Sozzo, Monsignor Ghirelli, i due vicari e con tutti quanti, quelli che vorranno, tutti i sacerdoti e quelli che vorranno, ci recheremo nel punto finale, che in realtà non è qui ma è lassù, in questo luogo che sempre unisce, ci aiuta a comprendere la terra e il cielo. Oggi celebriamo con solennità e con gioia la prima memoria del beato Olinto Marella. Davvero ringraziamo il Signore del dono della sua presenza e sono sicuro che il Cardinal Caffarra gioisce di questo, gioisce di questa celebrazione per un uomo che ha amato, che ha accompagnato nel suo itinerario perché la Chiesa riconoscesse le sue virtù
e certamente prega insieme a noi, con tutta l'opera Marella, con Padre Mario, che in questi mesi aiuta la continuazione, e infine, lo ricorderò anche dopo, immancabilmente con Padre Gabriele, che anche oggi è la prima volta dopo tanti anni che non celebra l'anniversario di Padre Marella, che è stata tanta parte della sua vita. Credo che davvero anche lui gioisce in cielo per i tanti frutti di questa santità, che non solo non invecchia, ma che continua a far germinare la speranza del Signore, l'amore del Signore nella storia delle persone e nella storia del mondo. Chiediamo al Signore il perdono per il nostro peccato, perché abbiamo nascosto quella luce che il Signore ci ha donato, perché ci siamo così poco rallegrati della presenza di tanti santi della porta accanto e di tanti santi che l'amore della Chiesa ci ha offerto come testimoni. Domandiamo al Signore di rinnovarci con il suo perdono e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che nel beato Olinto Marella ci hai dato un educatore dei giovani e un padre dei poveri, concedi anche a noi la carità paziente e benigna che tutto sopporta per condurre i fratelli alla libertà di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai Suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti,
Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengono consolati. E così, intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Parola di Dio. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare. Ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te,
Un altro sabato, egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbe potuto fare Gesù. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Certo. Alleluia, 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 davvero la comunione è un dono di Dio, la comunione dei santi, e a questa siamo chiamati. Ne abbiamo sempre tanto bisogno, perché se manca vuol dire che non viviamo il sacramento del fratello, quello del lavarsi i piedi l'uno con l'altro e che è via di beatitudine. La comunione è un dono grande, che ci rende forti anche quando siamo deboli, umili perché ci aiuta a pensarci per gli altri e a farlo con amore, e anche nella comunione a sentire tanto amore. Conforta nell'incertezza e nello smarrimento. E davvero, i santi in cielo e sulla terra orientano, riconciliano con una grandezza che a volte può apparire per noi quasi umiliante. Oggi, in questa comunione, ricordo ancora con tanto affetto Padre Gabriele, che celebra questa ricorrenza per lui e per noi così cara. Credo che tutti noi conserviamo nel cuore l'immagine raggiante della beatificazione e della sua gioia così piena di quel giorno. La comunione ci raggiunge sempre e, come abbiamo ascoltato dall'Apostolo, ci aiuta a capire quanto siamo parte di quel suo corpo che è la Chiesa, nel quale ognuno di noi ha una missione affidataci da Dio, che aiuta tutti a conoscere il mistero di Dio che è Cristo, nel quale, come abbiamo ascoltato, sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. E il ruolo di ogni parte di quel corpo non è forse nota al resto, non è detto che lo conosciamo, ma nella comunione sappiamo che aiutiamo il corpo tutto, e che per certi versi a un'una della sua parte è affidato tutto il corpo, proprio se è se stesso, ognuno cioè con il suo dono. Questa è la comunione dei santi, e questa ci aiuta, ci incoraggia a cercare la nostra. I santi non ci umiliano, ci incoraggiano. Quando li abbiamo resi confondendo lontani, confondendo santità con perfezione,
anzi qualche volta li abbiamo sentiti distanti. Credo che la grazia di Padre Marella, la cui storia è legata a tanti di noi o a tanti nostri genitori, a tanta parte della nostra città, la storia e la vicenda di Don Giovanni Fornasini, la cui santità celebreremo tra poco, ecco, ci incoraggia a vivere, a spendere quella missione unica che siamo ognuno di noi, con la sua storia e i suoi doni, i suoi incontri e le sue opportunità, e anche a capire come già lo siamo, come già facciamo parte di questa comunione. Oggi, nella prima memoria del Beato Marella, celebriamo la sua cura per il prossimo, la fede totale in Cristo, tanto da obbedire, anche probabilmente con tanta difficoltà, come sappiamo, l'attenzione alla strada e ai tanti che incontra lungo la strada, la preghiera e il servizio, un vero fratello e un padre di tanti, che univa cultura, sapienza e tanta umiltà e semplicità, non a caso terziario francescano. Ecco, nel Vangelo, che non abbiamo scelto, ma che ci è donato dalla liturgia, così si osserva pienamente la legge, altrimenti ridotta a esteriorità, lontana dal prossimo e quindi da Dio, come appunto i farisei che si parlano addosso, che curano l'apparenza, che giudicano e non sanno giudicarsi, che hanno timore della compassione e della misericordia come se queste confondessero la verità e la chiarezza di una legge, della quale però non comprendevano più lo spirito perché ridotto a lettera. Padre Marella aveva continuato a portare il suo modo di vivere il Vangelo e il suo umanesimo fortemente evangelico e proprio per questo libero, anzitutto con i suoi studenti e poi con i suoi figli, i piccoli, che sentiva suoi e che ha fatto suoi. Li aiutava infatti a essere se stessi, li coinvolgeva senza imposizione, li faceva sentire amati e per questo responsabili, e per questo poteva chiedere tanta responsabilità. Per lui i piccoli non erano certo degli utenti, ma dei figli a cui aveva legato la sua vita e che proprio perché li amava non li possedeva, ma li voleva liberi e per questo credenti. Liberi perché capaci di amare, non di farsi gli affari propri o di cercare l'interesse individuale. Anzi, sappiamo come nella città dei ragazzi tutti imparavano ad occuparsi gli uni degli altri, perché solo questa è la vera via della libertà. Padre Marella non ripeteva una verità lontana senza relazione con la vita, ma la verità di Cristo, che è l'amore, e lo viveva e lo trasmetteva con tutta la sua vita. Ma non a caso partecipò e animò il gruppo del Vangelo. Mi ha ricolpito ripensare e rileggere questo. Il gruppo del Vangelo di Baroni e Gotti, che cercavano un nuovo rapporto tra Vangelo e vita, tra Vangelo e carità. Il gruppo del Vangelo bolognese, che poi trasmigrò a poco nelle conferenze di San Vincenzo de Paoli, dove la predica doveva trasformarsi in opere, unendo affetto reciproco e cura dei poveri per amore di Dio. Perché Padre Marella, in fondo, è vero che chiedeva con il suo cappello, ma donava tanto. Possiamo dire che non parlava di Gesù direttamente, eppure raggiunse tanti rendendo Gesù attraente, vicino, umano, coinvolgente
anche ai più lontani. Molti bolognesi donavano volentieri, perché l'amore non era una parola, ma tanti volti, tante storie, tante sofferenze che padre Marella comunicava con la sua presenza. E tanti bolognesi ricevevano, donavano volentieri, perché ricevevano da lui tanta umanità. Forse anche un sottile, implicito rimprovero, ma che proprio perché veniva da lui, accettato tutto, anzi cercato appositamente. Donava amore ai suoi figli, anche a chi coinvolgeva nella preoccupazione per loro. Non giudicava con il rigore di chi crede che non farlo significhi essere complici del peccato, e poi magari dopo aver scagliato il giudizio non aiuta però a cambiare, e come oppure con la presunzione di credere che l'altro cambia per il giudizio. Gesù non è venuto a giudicare ma a salvare, non è venuto a condannare ma a raggiungere tutto con la sua umanissima ed esigente misericordia. Il suo sorriso era indimenticabile e penetrante. Non ho visto tante immagini molto sorridenti di padre Marella, ma tanti ricordano il suo sorriso indimenticabile e penetrante. Non dobbiamo tutti noi imparare a sorridere di più, trasmettendo amabilità, benevolenza, per certi versi serietà. Credo che per certi versi metteva anche un po' in soggezione padre Marella, eppure con tanta amabilità e benevolenza, cercando il bene anche dove è difficile vederlo, ma sapendo che c'è. Non è questo che faceva Gesù, trovandola anche in un'adultera, in una peccatrice, e anche in Pietro, che si fidava più della sua forza che della sua parola? La sua è stata un'esistenza spesa non per sé ma per gli altri, per tutti, a partire però dai più piccoli, e coinvolgeva tutti nella preferenza di Cristo, quella dei suoi fratelli più piccoli, e a farlo con urgenza, perché il tempo lo danno loro, non è il mio. Io trovo il mio tempo quando sento l'urgenza della carità. Non stava lì per caso, perché la Chiesa è di tutti, particolarmente dei poveri, come affermava il suo compagno di classe Giuseppe Roncalli. E poi ricordava a tutti che anche noi siamo poveri, che tutti abbiamo bisogno di essere rianimati e consolati. Nel Vangelo, che anche ci è stato regalato, che non abbiamo scelto, è proprio l'immagine di Gesù che si mette al centro perché tutti vedano lui e quell'uomo che aveva la mano paralizzata. E lui si è messo al centro, padre Marella, e stava al centro perché tutti vedessero attraverso di lui quei tanti che portava con sé, e che per certi versi era anche il motivo per cui tanti si fermavano. E per dire, è la stessa cosa salvare una vita o perderla? E lo diceva soltanto con la sua presenza. Un'ultima cosa. Ho riletto con tanta commozione delle parole che aveva scritto alcuni mesi fa Cesare Sughi, un giornalista di Bologna, umile e sensibile, amico della città, che ha aiutato tanti, a cominciare da me, a conoscerle, al quale vorrei rendere omaggio per la sua scomparsa. E diceva: mi insegnò una cosa, a vivere per gli altri, a prendere questa vita come un passaggio. Noi siamo abituati a liquidare il religioso venuto dalle paludi venete di Pellestrina, sempre Sughi, come un personaggio vagamente folcloristico, il proverbiale cappello zeppo di offerte con cui questuava davanti al cinema e ai teatri o accanto alle botteghe di via Orefici. Ma Don Olinto è anche uno studioso,
un plurilaureato, un teologo, un traduttore dei testi di Giambattista Vico. È il sacerdote che sceglie di stare dalla parte degli ultimissimi, di opporre alla Bologna grassa e gaudente la folla degli orfani, degli sbandati, persino degli avanzi di galera. È il santo di un popolo, un senza fissa dimora che qui trovò casa e arrivava a dire che abbiamo un beato pop. Pop, si sa, vuol dire popolare, nel senso della cultura. E qui, prima ancora del miracolo indispensabile per la beatificazione, c'è il primissimo miracolo compiuto da Don Olinto, ossia la sintesi vertiginosa tra sapere e cura dei dimenticati, dei senza casa e senza famiglia, giovani soprattutto. Ecco, questo ritratto credo che ci aiuta anche a comprendere il significato che ha, molto al di là delle nostre intenzioni, quando siamo santi, quando seguiamo il Signore, quando con amabilità, con semplicità, con umiltà doniamo tutto noi stessi. Perché non ha avuto dubbi, non è la stessa cosa fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla. E la legge di Dio è questa, e tutto è piegato alla sua legge di amore. E questo era possibile per la sua paternità, perché costruiva una comunità, una città intera, dentro la città e anche, per certi versi, silenziosamente, bonariamente, anima della città. Padre Marella chiedeva perché vedeva ciò di cui c'era bisogno, non faceva perché aveva trovato qualcosa. Questo è di un padre. La chiesa del cappello di Padre Marella, posato sulle ginocchia in un gesto che era insieme offerta e benedizione, osserva in maniera acuta Suor Emanuela Ghini. Chiedeva perché sapeva chiedere anzitutto a Dio. Era un vero mendicante di amore. Alle nipoti, e vorrei finire con questo perché anche un po' la sua preghiera che facciamo nostra questa sera, alle nipoti raccomandò così: non lasciate mai la preghiera. La preghiera è il respiro dell'anima, l'elevazione del nostro spirito dalle cose umane alle cose divine, la nostra conversazione con Dio. E continuava: la preghiera è il maggior conforto nelle tristezze, nella sofferenza, nelle angustie. E suggeriva: preghiamo per tutti, per i nostri cari, per coloro che ci hanno fatto del bene e anche per coloro che ci hanno fatto del male. Preghiamo per gli infermi, per i sofferenti, per i peccatori, per tutti. Preghiamo per la Chiesa e per l'avvento del Regno di Cristo nel mondo intero. La preghiera è stata chiamata l'onnipotenza dell'uomo e l'impotenza di Dio, perché il Dio non sa resistere all'umile e costante invocazione. Ringraziamo davvero Padre Marella perché ha chiesto tanto al Signore e perché ci ha spiegato tanto con la sua vita che non è la stessa cosa salvare una vita o perderla, e anche che ha trovato se stesso proprio perché ha scelto di seguire Gesù, che è venuto per salvarci e non per giudicarci. Dio non sa resistere alla richiesta dell'uomo, è davvero l'onnipotenza dell'uomo che osa chiedere al suo Signore, ma che è un padre. Con la fiducia dei figli rivolgiamo la nostra preghiera al Signore.
Ripetiamo, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, il Signore le conceda pastori docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola, dei sacramenti e testimoni intemerati della tenerezza di Dio verso tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i ministri ordinati, la certezza che il Padre è fedele non abbandona mai, anche nelle prove, come ha testimoniato il Beato Olinto, li rafforzi nel generoso servizio evangelico al popolo di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per i popoli della terra si riconoscano fratelli nell'unica famiglia umana e, guidati da saggi governanti, costruiscano reti di solidarietà e di pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i poveri, i sofferenti, gli anziani, i giovani e tutti coloro che si sentono emarginati o in difficoltà, i carcerati, attraverso la sollecitudine di noi battezzati, sperimentino la vicinanza della provvidenza di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per le famiglie, siano luoghi di autentica crescita cristiana e umana a servizio delle giovani generazioni. Sappiano far crescere vocazioni alla sequela totale di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per l'opera e i vari progetti sorti nel nome e sull'esempio di Padre Marella, siano saggi custodi e coltivatori dei semi che il Beato ha sparso generosamente, pensando solo al bene e alla crescita integrale delle persone. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutti i defunti, particolarmente il Cardinal Carlo, che ha amato e guidato questa Chiesa in mezzo anche a tante fatiche e incomprensioni. Per Padre Gabriele, siano accolti nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Affidiamo al Signore, con l'intercessione del Beato Olinto Marella, tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. O Padre, che sempre ci parli attraverso i tuoi ministri, fa che compiamo quanto attraverso di loro ci trasmetti, perché vivendo da figli formiamo una famiglia in cui ogni membro sia al servizio degli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
data nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo e concedi a noi, che celebriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio, di essere confermati, secondo l'esempio del beato Olinto Marella, nell'amore per te e per il prossimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Olindo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ce la scambiamo con gli occhi e con il cuore. Amen.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti al tuo santo convito, fa che seguendo gli esempi del beato Olinto Marella ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo verso tutti con carità instancabile. Per Cristo nostro Signore. Allora, insieme all'icona viene consegnato oggi all'opera anche il reliquiario che è stato creato appositamente per la beatificazione l'anno scorso. Il reliquiario contiene un manutergio che Padre Marella ha tenuto sempre con sé dal giorno della sua ordinazione fino al giorno della sua morte. La testimonianza di una delle suore che lo ha accompagnato per tanti anni, testimonianza orale ma raccolta appunto dalle persone che vivevano accanto a loro all'opera. E questa suora diceva che Padre Marella tutti i giorni, ogni volta che apriva il breviario, prendeva in mano questo manutergio che era stato usato il giorno della sua ordinazione presbiterale per asciugare le mani dopo l'unzione, che è uno dei riti appunto che appartengono al rito dell'ordinazione presbiterale. Questo manutergio ha accompagnato Padre Marella anche nei 16 anni della sospensione ad Divinis, quindi quando abbiamo dovuto scegliere cosa potesse rappresentare la vita di Padre Marella, è stato scelto appunto questo segno, perché appunto dice il suo essere sacerdote in eterno, come scrive appunto il giorno in cui risponde al proprio vescovo che gli notificava questa punizione molto severa che arrivava direttamente da Roma, no? La sospensione ad Divinis. Don Olinto risponderà dicendo: io mi sento sacerdote in eterno. E quindi anche in quei 16 anni di grande lotta interiore, ma di grande purificazione spirituale interiore, ha comunque sempre saputo di essere un sacerdote, donato a Dio e donato agli uomini. Quel manutergio è racchiuso da questo reliquiario, qui abbiamo anche Luca Cavalca, l'artista che lo ha realizzato in bronzo. Sono delle parole appunto di un salmo, il salmo che i preti recitavano prima di iniziare la messa, era la preparazione per la messa, e che Padre Marella cita sempre in quella famosa lettera in cui appunto risponde al vescovo dopo la sospensione ad Divinis. Quindi l'artista ha preso alcune frasi, alcune parole di questo salmo, creando così il reliquiario che contiene questo manutergio. Reliquiario e icona appunto oggi vengono consegnati dopo un anno di presenza qui in cattedrale all'opera Padre Marella. Consegniamo solo l'icona, poi lo prendono il reliquiario perché è molto pesante, non sarebbe in grado. Chi lo vuole poi contemplare, poi sale su, e sempre a distanza, ma... Grazie, Leo. Eminenza, delle continue attenzioni verso l'opera, grazie anche
a tutti i vescovi presenti, a tutti i concelebranti, ai vicari, a Padre Mario della provincia francescana. Credo che i nostri sentimenti ormai siano ben chiari. Ultimamente abbiamo solo occasioni per ringraziarvi. E la gratitudine, la gratificazione e la gioia sono veramente fortissime in questo tempo e ci sentiamo tutti in comunione appunto anche con Padre Gabriele e Padre Bruno Bartolini. La consegna di questa sera è un grande impegno per l'opera che a mio avviso modesto ha bisogno di tre grandi cose: dell'aiuto della Chiesa di Bologna, dell'aiuto della famiglia francescana e dell'aiuto della città di Bologna. Grazie. Grazie Leo. Non mancherà, anche perché Padre Marella era proprio questo aiuto che ha saputo con tanto amore ricevere, quasi non lo chiedeva e lo riceveva. Questa è anche la benedizione che domandiamo tanto per l'opera che porta il suo nome, che viviate con tanta responsabilità questo e che mettete sempre al centro quelli che devono avere tutto, perché non è la stessa cosa salvare una vita o perderla. Dobbiamo salvarla e amarla con tutto noi stessi e con l'urgenza dell'amore. Questa è la benedizione che chiediamo e poi andremo a pregare sulla tomba del Cardinale Caffarra. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Andiamo.